Possiamo partire con questo bel parterre che l'organizzazione, la regione è riuscita a mettere insieme per celebrare degnamente questo appuntamento. E allora, presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, il maestro Giovanni Allevi, poi d'Arquata del Tronto, visto che sei meno conosciuto, Vincenzo Nespeca, un grande applauso anche a lui, il rettore dell'Università di Camerino Claudio Pettinari, è un imprenditore che è diventato, nonostante forse non lo volesse, abbastanza famoso, che Federico Maccari della pasta di Camerino, anche lui che arriva dalle zone terremotate. In platea c'è metà della giunta regionale, naturalmente, saluto Loretta Bravi, Angelo Sciapichetti. E allora io direi di partire, presidente, con il video che sintetizza questi due anni, lo sforzo per la ricostruzione di questi due anni della Regione Marche. Prego la regia di lanciarlo. Il video che sintetizza i tentativi da una parte, ma anche i risultati della ripresa di questi due anni. Innanzitutto grazie a quanti si sono avvicinati a questo stand, a quest'area, a quest'ambiente in cui cerchiamo di tornare a ragionare per un attimo in questo grande arcipelago che è il meeting di Rimini, su quello che è il momento che sta attraversando la nostra come anche le altre tre regioni del cratere. Il primo riferimento, leggo lì davanti, c'è qualcuno che ascolta il mio grido, Giobbe, l'enigma della sofferenza. Il primo riferimento è alle 51 vittime del terremoto di due anni fa. Credo che queste restano in ogni riflessione, in ogni opera, in ogni progetto, i riferimenti fissi, e credo che poi di questo anche Vincenzo parlerà. E questa sera a mezzanotte, l'anniversario è domani, due anni, questo momento è stato voluto
anche se capita casualmente nel meeting di Rimini, per ricordare i 2 anni dalla grande scossa delle 3.36, che poi anche Giovanni, che pure è un cittadino del mondo ormai, casualmente si trovava nella sua Ascoli e poi lo ripeterà. E allora alle 3.36 verrà ricordato questa notte, lo ricordiamo per quanti avessero anche la possibilità di aggregarsi a questo momento. Partirà una navetta da Trisungo per Arquata del Tronto, ci sarà una messa del Vescovo di Ascoli d'Ercole alle 2.30 e poi alle 3.30 nel Parco della Memoria la lettura dei nomi delle vittime, delle 51 vittime. Presidente, io credo che non molti avrebbero voluto essere nei suoi panni a gestire questa delicatissima e all'inizio sicuramente tragica vicenda. Penso al difficile punto di equilibrio, giustamente oggi la Regione ci tiene a sottolineare quello che in 2 anni è stato fatto e che è rappresentato dal video che abbiamo visto. C'è un punto di equilibrio tra la grande energia che è stata sviluppata in questi 2 anni e le attese, le sofferenze, ne parleremo, soprattutto di una comunità lacerata con alcuni punti di frattura che difficilmente potranno essere recuperati nell'arco della vita di una persona e della comunità. Il punto di vista, oltre ai dati naturalmente, ma il punto di vista del Presidente della Regione a 2 anni da quello che è successo, da quella notte che nessuno mai dimenticherà. Buonasera, vorrei innanzitutto incominciare ringraziando gli organizzatori del meeting per questo invito, per questa scelta di profonda sensibilità nei confronti del nostro territorio. Voglio fare i complimenti al meeting anche perché, potendo girare, insomma oggi sono arrivato presto per vedere quello che accade, rappresenta a mio giudizio un'esperienza viva che ha la capacità ancora oggi di guardare alla società italiana, leggerne le esigenze, i bisogni, interpretarle in giornate straordinarie di grande partecipazione. Mi hanno colpito molto gli spazi per i bambini che possono partecipare al non essere parcheggiati in un luogo, ma partecipare a quello che è il succo e il contenuto di un'attività. Nella mia esperienza devo dire che quando c'è una grande attenzione per i bambini vuol dire che c'è una grande attenzione per tutti. Quindi grazie e complimenti agli organizzatori del meeting. È vero, 2 anni molto intensi. Oggi e domani saranno i giorni anche dell'emozione, perché è la prima scossa forte, quella che ha mietuto le vittime, dando ovviamente una cifra diversa rispetto a quello che è accaduto dopo. La scossa di ottobre è stata ancora più forte, ma una mano ci ha protetto e non ci sono state vittime. Un 6.5 che non ha prodotto vittime, ma ha prodotto tantissimi danni. Oggi, dicevo, siamo vicini alla giornata dell'emozione perché le 51 vittime, che poi sono diventate 53 con quelli che hanno perso la vita nei giorni successivi, rappresentano ovviamente qualcosa di forte, che non possiamo dimenticare, che ha segnato profondamente quella comunità, l'intera comunità marchigiana. Le scosse successive invece hanno creato quello che è stato per le Marche il più grande disastro dal dopoguerra a oggi. Un terzo della regione duramente colpita, 87 comuni nel cratere, oltre 120 che hanno avuto i danni. C'è qui il vescovo di Urbino che è stato sfrattato dal sisma fino a Urbino, quindi è stata colpita la nostra regione. Con 45.000 edifici danneggiati, oltre 30.000 sfollati, 45.000, dicevo, edifici privati, ai quali si aggiungono migliaia di opere pubbliche, di chiese, di beni monumentali e culturali danneggiati. In una misura e un'estensione che io credo che ancora oggi l'Italia di tutto questo non ne sia consapevole, perché si è guardato alle 4 regioni, anche prima quando dicevi le 4 regioni che vivono la stessa condizione, non è così. No. Per le altre regioni è stato un sisma importante con le vittime del Lazio, ma in una parte molto limitata del loro territorio. Per le Marche è stata un'altra cosa, perché è stato appunto il più esteso mai avuto, un disastro vero e proprio. E anche questa non consapevolezza, insomma, non ha aiutato secondo me in questi 2 anni a comprendere quanto fosse importante l'ascolto della voce
della nostra regione. Il commissario unico è stato un passaggio necessario, diciamo, nell'ambito di un evento calamitoso fra più regioni, ma non ha potuto rappresentare quell'esigenza tutta particolare delle Marche. Noi speriamo e vediamo che nel tempo sempre più la nostra voce viene ascoltata. Man mano che abbiamo rappresentato esigenze per poter semplificare, per poter snellire le procedure, abbiamo visto che è cresciuta l'attenzione e la tensione. Ancora siamo lontani, noi abbiamo visto le cose fatte, c'erano quelle, mi ha colpito nel video, le due immagini delle terme, no? Sembrava quasi uno spot turistico e i turisti sono tornati, è stata una risorsa importante per le Marche, ma sono attività economiche che erano state colpite dal sisma, che hanno avuto la capacità nel giro, la prima di pochi mesi, secondo nell'arco dei 2 anni, di poter ripartire a pieno con quella qualità visiva che c'è lì. Di cose positive ne abbiamo avute tante, la gestione delle macerie ad esempio è stata di grandissima qualità, 500.000 tonnellate le abbiamo superate in questi giorni, è quello che l'Aquila si è fatto in 5 anni, con qualcosa in più, macerie separate nel toto, il 99% avviate al recupero, gli oggetti personali restituiti alle famiglie, i beni culturali collocati in spazi appositi in modo da poter essere riutilizzate per quei beni. Le casette che finalmente sono arrivate, le casette non sono solo un alloggio temporaneo, chi vede questo si sbaglia perché ci sarebbero state misure molto più efficaci e molto più immediate. La costruzione delle casette è stata la volontà di riportare le persone nel luogo dove hanno sempre vissuto. Le casette sono state ricostruite ad Arquata, nelle frazioni di Arquata, sono state ricostruite in 27 comuni per intero, manca il 28esimo che sta completando in questi giorni, che è il comune di Camerino, che oggi è, diciamo, fortemente rappresentato dall'università e dalle imprese. Quelle persone oggi sono tornate vicino a casa, hanno ricostituito la loro comunità, non sono tornati tutti perché le casette è una risposta, diciamo, parziale legata al danno grave. Con loro sono tornati i negozi, le attività economiche che hanno potuto anche loro delocalizzarsi e riaprire. Le scuole ci sono sempre state, siamo riusciti in questi anni a mantenere l'organico e vorremmo che continuasse così. C'è un lato, insomma, di cose fatte positive, ma se ci riducessimo a quello che va un po' di moda oggi, diciamo, molta propaganda e sempre la caccia a un colpevole di tutto quello che succede, perderemo 2 opportunità. La propaganda non ci fa vedere le cose di cui abbiamo ancora bisogno, perché le necessità, le difficoltà ci sono e ci sono strumenti che, se messi a disposizione, permetterebbero di lavorare meglio, di far prima, di dare ancora più velocemente le risposte che le comunità si attendono. E l'altro, questa caccia al colpevole. Io sono uno che le responsabilità se le prende, prende quelle che ha, qualche volta anche qualcuna in più, anche qualcuna che non ha, pur di mantenere un clima positivo all'interno del sistema. Ma non è che trovando o concentrandoci nella caccia al colpevole riusciremo anche qui a elaborare le soluzioni e dare le risposte. Serve qualcosa che è fuori moda, serve una riflessione, mettere a fuoco gli obiettivi, condividere quelle che sono le scelte, trasformare e mettere a disposizione gli strumenti che servono. Io spero che il nuovo governo, che ha iniziato da poco, possa cogliere il valore e l'importanza di questa scelta. Il fatto che, stando vicini e dando risposte sempre più puntuali a quelle che sono le richieste delle aree terremotate, si possa mettere in moto qualcosa in più che i nostri cittadini attendono, di cui hanno, secondo me, pieno diritto, piena necessità. Allora, andiamo alle cose vere. Posso dire? Sì, sì, certo. Questione vera numero uno. Si è affrontato e si continua a affrontare troppe componenti del sisma in un regime ordinario, con gli strumenti di tutti i giorni, con gli strumenti che non guardano all'eccezionalità di quello che è accaduto. Io ve lo posso rappresentare attraverso l'esperienza, attraverso cose vere. Il tema dei RUP, che ho illustrato alla Camera dei Deputati pochi mesi fa. Sono state finanziate opere pubbliche per oltre 1,5 miliardi di euro. 1,5 miliardi di euro. Sono quindi per le Marche circa 1,000 queste opere pubbliche. Il 60% di queste opere pubbliche non ha ancora il RUP nominato. I comuni, le province, gli enti preposti non hanno nominato il RUP. Chi si intende di pubblica amministrazione sa che il primo atto per realizzare un'opera pubblica è nominare un RUP, un responsabile unico del procedimento. Il 60% delle opere non ha il RUP nominato. Ma perché?
perché i comuni sono cattivi, non vogliono ricostruire, ce l'hanno col loro territorio, sono colpevoli, no, secondo la filosofia di oggi, no. Perché per fare il RUP bisogna avere certe caratteristiche e i dipendenti pubblici che hanno quelle caratteristiche oggi negli enti ce ne sono pochi. Il geometra di Arquata, il geometra Fiori, ha su di sé 100 opere pubbliche, 100 interventi, di cui è il RUP. Non è una cosa credibile, non è una cosa possibile. Abbiamo chiesto, attraverso la semplificazione normativa, di permettere a tutti quelli che lavorano nella ricostruzione, anche quelle forze che sono arrivate da 2 anni, stanno lavorando bene, speriamo vengano confermate, di poter esercitare il ruolo di RUP. Cose molto semplici, molto concrete, che ci rappresentano la necessità di dare risposte ai problemi. È importante, è importantissimo andare a risolvere questo livello di dettaglio per poter mettere in moto una grande macchina, altrimenti avremo le procedure che abbiamo. Dopo la nomina del RUP, il progettista, del 40% di opere che hanno il RUP, solo un quarto ha il progettista nominato. Il 75% di questi ancora non è stato nominato un progettista. Perché? Di nuovo perché le procedure sono tutte procedure ordinarie. Un comune che ha un piano delle opere che equivale a 20 anni di quello che avrebbe fatto da qui in avanti, a dire poco, si trova quindi ad affrontare un piano enorme con le risorse umane, gli strumenti che ha ordinariamente. Serve questo sguardo alla realtà, la capacità di dire con procedure ordinarie non andremo da nessuna parte, continueremo ad avere tante risorse che non si trasformano in opportunità di crescita, di lavoro, di ritorno alla normalità. E allora serve anche in questo caso metterci la mano sulla norma e semplificare. Sono fatti importanti, semplici, ma necessari. Il personale che dicevamo prima, chi oggi lavora, e 600 persone che lavorano in più nella ricostruzione, hanno il contratto che gli scade a fine anno e oggi nessuna certezza di essere rinnovati. Non, io credo che avranno da lavorare almeno per i prossimi 10 anni. Diamo la certezza a queste persone che continueranno a lavorare lì, forse diventeranno un giorno i dipendenti a tempo indeterminato di quegli enti, perché di loro ci sarà bisogno della professionalità che hanno maturato in questo tempo al servizio delle nostre comunità. Cose molto semplici, molto concrete che ci possono dare la spinta, lo slancio per andare avanti. Domanda, a proposito di queste difficoltà che ha rappresentato, così riprende un po' fiato, ma il terremoto del 97 non ha insegnato niente? Cioè è possibile che le Marche nel 2016 si siano trovati di fronte a un evento come se fosse la prima volta che le Marche fossero ferite da un terremoto? Ma dal 97 al 2016 sono cambiate tantissime cose. Il paragone è difficile da fare prima di tutto per la dimensione enormemente maggiore rispetto a quello del 96. Un mondo che è molto cambiato. Vasco Errani lo chiamava ti trema la mano Manolo, cioè oggi prendersi la responsabilità degli atti che si firma è un'altra cosa. Lo stesso tecnico privato, se la pratica non è al posto al 100%, non la manda avanti. Nel 96 non credo si siano persi nei controlli sul fatto che l'opera fosse conforme al progetto originale di realizzazione, la doppia conformità, la tripla conformità urbanistica, sismica, strutturale, hanno presentato i progetti e sono andati avanti. Le procedure erano straordinarie, il commissario era regionale, le risorse non erano fondi europei ma fondi nazionali, quindi con meno vincoli rispetto alla spesa e vi dicendo. Cioè parliamo veramente di un altro mondo. L'Italia è in un momento economico importante di crescita, oggi veniamo da anni di crisi. Faccio un esempio di una scelta, devo dire, fortemente voluta dalle Marche, l'invenduto, che è emblematica e fa capire la differenza. L'invenduto è quello che le imprese hanno realizzato prima del 2008 in genere e non sono riusciti a collocare nel mercato per la crisi che c'è stata dal 2008 a oggi, soprattutto dell'edilizia. Bene, decidiamo di fare un censimento dell'invenduto, 350 appartamenti a disposizione che possono diventare un alloggio per i terremotati. A maggio viene fatto la richiesta, bene, metteteceli a disposizione. A oggi di questi appartamenti ne sono arrivati 4. Ma qui è il privato, qui non c'è niente di pubblico, è il privato che deve mettere a posto il proprio appartamento con una normale procedura. Ma cosa ci racconta? Ci racconta di una società che è in grande difficoltà, che l'invenduto, anche quando c'è chi ce lo compra, non è così banale completarlo e restituirlo. Cose impensabili
prima del 2008. E questa è la realtà con cui abbiamo a che fare. Quindi il modello del 2008 straordinario, che è riuscito a dare in tempi molto rapidi risposte, non parla al mondo di oggi, al tipo di complessità che dobbiamo affrontare, alle difficoltà concrete che ci sono. Dobbiamo mettere in atto gli strumenti che servono oggi. Se non diamo la sicurezza a quei tecnici che, portando avanti il progetto, avranno determinati spazi di flessibilità, prima di vedere un progetto presentato passeranno gli anni. Quanti a oggi 4.000 progetti presentati rappresentano il 10% dei 45.000 potenziali progetti di ricostruzione privata. Parliamo di un privato che deve andare da un tecnico e dire: presentami il progetto, non più di questo. Eppure anche questa parte sconta notevoli difficoltà. Allora serve questo sforzo, serve questa visione. Non è una situazione ordinaria, non è ordinario nelle Marche avere 900 opere pubbliche da realizzare, non è ordinario avere 45.000 case da ricostruire. Servono misure e strumenti diversi. Quando arriveranno, e noi ogni volta ringraziamo per ogni piccolo passo in avanti che viene fatto, aiuteranno tanto a sbloccare questa situazione, a renderla più compatibile con i bisogni della comunità. Perché appunto parliamo di un sisma che ha colpito in aree che erano già fortemente messe a dura prova prima del sisma. I dati dal punto di vista della popolazione, delle imprese, dell'economia, segnava nelle aree interne e continua a segnare dati di grossa difficoltà. La ricostruzione è sicuramente mettere in moto quella grande macchina, ma è anche un grande piano di rilancio di questa parte del territorio. Con il piano strategico che abbiamo elaborato, che sottoporremo presto al governo nazionale, che vuole un rilancio vero e proprio di questa economia, ricostruire e ridare opportunità a quelle famiglie, a quelle comunità, opportunità di lavoro, di crescita. E serve un piano straordinario, servono strumenti che oggi non ci sono. La zona franca urbana per alcune realtà deve essere pensata per i prossimi 15 anni, devono diventare delle piccole Livigno, altrimenti non le ricostruiamo. La Regione Marche deve avere spazi di autonomia che non ha mai avuto. Questo è il coraggio che serve, questo è quello che abbiamo imparato in questi 2 anni. Lo diciamo con grande umiltà, con spirito di servizio. La ricostruzione è un grande atto collettivo, nessuno la può fare da solo. Servono tutti, servono le associazioni, le università, servono gli artisti che si sono espressi e avvicinati al sisma, servono tutte queste energie. Per poterle esprimere abbiamo bisogno di uno spazio, chiamiamolo, di libertà, dentro il quale potersi muovere senza stare alle mille regole, alla burocrazia schiacciante che fino ad oggi ha comandato. Noi siamo uno specchio dell'Italia che conosciamo, essendo in regime ordinario siamo come funziona questo paese, abbiamo bisogno di qualcosa di più. Grazie Presidente. È una delle difficoltà che il Presidente testimoniava, cedo il microfono al Rettore dell'Università di Camerino, Claudio Pettinari, e appunto l'Unicam. Io chiedo scusa alle persone cui do le spalle, sono sistemati in questo modo, e volevo dire questo, introducendo l'esperienza dell'Università di Camerino, che da un lato è la testimonianza delle difficoltà di cui parlava il Presidente, nel senso che voi avete visto nel video le immagini dello studentato, di 450 posti che è stato inaugurato pochissimi giorni fa, il 6 agosto. Ebbene, avendo seguito giorno dopo giorno, anche professionalmente, la ripresa dell'Università di Camerino, ricordo come l'Università aveva in 6 mesi realizzato tutto quello che era necessario fare per aprire lo studentato addirittura entro l'anno accademico successivo. Poi, ricordo quello che diceva perlomeno il rettore Unicam, ci siamo fermati perché naturalmente siamo entrati nel binario delle difficoltà legate al momento non ordinario. Eppure l'Università di Camerino è la testimonianza, chi di noi 2 anni fa non ricorda quando Camerino che fine farà? L'aggregazione con Macerata, il rischio di vedere sparita un'esperienza accademica che era di livello internazionale, e la grande soddisfazione, a parte l'inaugurazione dello studentato di adesso, ma con tutte le operazioni e gli interventi che sono stati fatti in questi 2 anni, soprattutto la soddisfazione e l'orgoglio che dopo il terremoto l'Università di Camerino è rimasta prima tra il range delle università sotto i 10.000 di popolazione accademica. Allora Claudio Pettinari, che da pochi mesi, da quasi un anno ormai, il rettore dell'Unicam, come vive questo momento in queste luci ed ombre legate a un'esperienza ancora dura da portare avanti, ma una soddisfazione di vedere una università che è forte e viva
e continua a guadagnare studenti, non a perderli come si paventava 2 anni fa. Allora, grazie Vincenzo. Intanto mi unisco al ringraziamento che il Presidente ha fatto nei confronti degli organizzatori del meeting. È per noi un'occasione unica e ci tengo, anche attraverso una brochure un fotolibro che stiamo diffondendo in questo momento, ci tengo attraverso questo momento a far conoscere la nostra realtà. Le parole del Presidente le sottoscrivo in toto, perché tutto quello che è stato detto è qualcosa che noi stiamo vivendo e che continueremo a vivere per alcuni anni sicuramente. Io parto adesso da una cosa che potrebbe sembrare non entrarci nulla. L'altra sera guardavo un film in televisione e c'era un film magari anche da contenuti limitati. Il film era Rocky Balboa e a un certo punto Rocky dice: quando tu vivi tanti anni in un posto, tu sei quel posto. Ecco, io ho ripensato a quella frase di Rocky, perché questa è un po' l'università di Camerino. L'università di Camerino è da tanti anni in quel posto, è come una persona. È un universo di persone, è un insieme di persone. L'Università di Camerino è quel posto, l'Università di Camerino è lì. L'Università di Camerino lì nasce, lì si è sviluppata e lì ha formato per quasi 700 anni studenti provenienti da tutto il mondo. Appena sono entrato oggi al meeting, la prima cosa che mi è accaduta è una di quelle cose che ricorderò per tutta la vita. Uno studente di qualche anno fa che mi è venuto incontro, si è laureato da noi ed è venuto ad abbracciarmi ed è venuto qua perché sapeva che oggi c'era il rettore con cui aveva fatto degli esami a raccontare dell'Università di Camerino. L'Università di Camerino è quello studente. E parto proprio da loro, parto dagli studenti che sono stati quelli più vicini all'università. Oggi qui ne ho incontrati diversi, continuano ad essere vicini nel momento in cui si stanno per laureare, una volta laureati, sono i più grandi sostenitori, sono coloro che hanno restituito il rimborso delle tasse per far sì che con quei soldi si potesse costruire qualcosa di buono. E allora era un obbligo per chi in quel momento si occupava dell'Ateneo, per chi poi magari un po' più incoscientemente come me dopo se lo ha assunto come incarico, quello di ecco, è un obbligo continuare a lavorare per quel territorio, per quell'Ateneo, per tutta quella gente che noi continueremo a formare per anni e anni. Noi siamo quel territorio. E quel territorio, io lo dico sempre, non ha senso senza quell'Ateneo o quello che già c'è. Quella terra, quel panorama, quel paesaggio è esattamente quello che è venuto fuori da anni e anni di relazioni tra persone, cose e terra. Quando parliamo di terra non parliamo solamente di suolo, ma parliamo di questo insieme di relazioni che c'è fra le persone. Quelle che sono gli edifici che sono andati distrutti sono edifici che sono stati costruiti nel tempo perché vi erano delle necessità, perché vi erano dei desideri, perché vi erano degli auspici. Ed è per questo che noi, magari modificando, magari cambiando, perché poi ogni cosa è frutto del proprio tempo. La chiesa che è andata distrutta non era sicuramente quella che c'era nel 300 o quella che c'era addirittura nell'VIII secolo e non sarà quella che sarà nel XXI secolo. Però è chiaro che quella chiesa sarà fondamentale per mantenere quelle relazioni fra le popolazioni. I ragazzi sono quelli che ci hanno dato la maggiore forza. E non solo, perché tutto quello che abbiamo fatto, io vorrei
provare a raccontare proprio velocemente quello che abbiamo fatto. Il 7 di novembre 2016 noi abbiamo laureato 13 ragazzi in informatica. 7 novembre 2016. Il 21 novembre 2016 abbiamo riaperto i nostri corsi di giurisprudenza, informatica e matematica. E qualche giorno dopo abbiamo aperto i corsi di farmacia in laboratori e i nostri ragazzi hanno immediatamente preso parte ai laboratori. Alcuni non potevano perché non avevano più il luogo dove dormire, dove alloggiare, e allora abbiamo messo su una piattaforma web che ci ha consentito di raggiungere, che ci consente di raggiungere quotidianamente più di 1000 persone. Svolgiamo contemporaneamente 51 lezioni in aula e in streaming. E quei ragazzi che invece vogliono avere un contatto diretto con il docente tutte le mattine, noi andiamo a prenderli a casa con autobus che partono da Ascoli, da Civitanova, da Ancona, da Senigallia, da Iesi, da Fabriano, da Foligno, e li portano e loro studiano e vivono l'esperienza universitaria 8 ore, 9 ore di seguito insieme agli altri, e ripartono nel pomeriggio con enormi sacrifici e si laureano con noi. Perché il dato che più mi sorprende non è il dato del numero degli studenti che è rimasto immutato. Il dato che mi sorprende è il numero di laureati, che è esattamente lo stesso. Questo significa che continuiamo a mantenere quella capacità produttiva che avevamo prima, ed è questo quello che dobbiamo fare. Come si fa questo? Si fa sulla forza e sulle gambe delle persone, con le braccia di tanta gente che prima di chiedere la casa ha chiesto lavoro lì. I nostri dipendenti sono stati i primi a voler la riapertura dell'Ateneo, e si fa con, anche grazie, lo ringrazio, l'ho visto prima, il nostro direttore dell'Erdis attuale, Principalli, si fa grazie agli enti che ci hanno sostenuto, che ci hanno consentito di continuare ad essere operativi. La nostra mensa è stata sempre funzionante, i nostri collegi sono stati sempre aperti, le persone hanno lavorato in tutte le condizioni. E si fa con gli imprenditori, perché non possiamo non negare che tutto quello che stiamo facendo lo facciamo perché ci sono degli imprenditori che credono in Unicam, che credono nella sua capacità di produrre start-up, know-how, spin-off. Qui abbiamo una fantastica azienda con la quale collaboriamo nel settore della gastronomia, dell'agroalimentare, che è diciamo, la pasta di Camerino, pastificio Maccari, ma vedo tra il pubblico Enrico Loccioni, con il quale collaboriamo da anni, perché io sono fermamente convinto che su quel territorio noi non potremo immaginare grandi aziende che svilupperanno tematiche industriali come quella della plastica, dell'acciaio, ma quello che potremo fare su quel territorio è formazione, ricerca, innovazione. Potremo sperimentare e vorremmo essere uno strumento per continuare a ricercare e a sperimentare. Stavo dicendo prima che siamo la più grande impresa dei monti dell'Appennino. Se andiamo a vedere le imprese che sono collocate realmente sul monte, in Appennino, a partire da Lucca fino a arrivare all'Appennino Calabro, non c'è un'impresa grande come la nostra, con oltre 1000 dipendenti che lavorano in Unicam e altri 1000 che più o meno ci lavorano come indotto. Ecco, noi potremo ancora crescere, potremmo continuare a sviluppare questo, e lo faremo con tutti i giovani che vorranno credere in noi. Al momento abbiamo 26 start-up, spin-off innovativi, che stanno generando l'unica impresa viva, reale, concreta, che cresce all'interno del cratere Sisma, insieme ad altre altre realtà, ma poche, diciamo, numericamente, come quella della pasta di Camerino. Ecco, professore, dicevamo che il 6 agosto è stato inaugurato lo studentato per 450 posti, ma ricordiamo anche che
la decimazione della città di Camerino ha portato alla scomparsa di circa 1800 posti. Allora, siccome qui ci sono oltre suoi ex studenti, tantissimi ragazzi in orientamento e che potrebbero anche decidere di venire a Camerino, come l'università di qui a qualche mese pensa di fare fronte a questo comunque ulteriore deficit e quindi di ospitare studenti che vengono, la sua testimonianza, non soltanto da tutta Italia, ma soprattutto c'è una forte incidenza anche di studenti stranieri? Al momento, insieme ai 456 posti dello studentato, avremo altri 300 posti in strutture temporanee. 300 ne abbiamo già in strutture temporanee e quindi con questo numero già abbiamo 1056 posti rispetto ai 1800 che abbiamo perso. Stiamo già portando avanti altre progettualità. Abbiamo appena presentato un progetto per la costruzione dell'ampliamento del campus attuale. Stiamo presentando altre progettualità, perché una università non può essere solamente un posto dove si va a dormire, ma questo lo vorrei anche far capire in questo caso credo a tutto lo Stato italiano, per quello che è il lavoro che noi stiamo facendo su. Noi ci stiamo occupando anche della socialità e delle attività di socialità, di culturali, sportive di quel territorio. Nell'anno 2017 abbiamo organizzato 210 eventi, abbiamo organizzato concerti, abbiamo il più grande centro sportivo, diciamo il più grande in termini di attrezzature sportive delle Marche, e lì all'interno di quelle strutture stiamo svolgendo delle attività anche didattiche e culturali. Comunque abbiamo appena concluso il raduno della FIDAL e il raduno delle quattro regioni Toscana, Umbria, Lazio e Marche per il tiro con l'arco, giusto per dare un'idea. Stiamo ospitando numerosissimi convegni. Ecco, noi ci stiamo occupando sia della questione alloggi, e questo, diciamo, qualche spazio lo recupereremo anche grazie alle SAE che sono state appena distribuite, perché nel momento in cui qualche cittadino entrerà nella sua SAE verranno liberati degli appartamenti che quindi potranno essere riaffittati a degli studenti. Ma come dicevo, noi ci stiamo occupando anche delle attività culturali, ci stiamo occupando anche della costruzione di qualche polo per la ricerca e per l'innovazione di alto livello che possa attrarre giovani di tutta la nazione e non solo, di tutta Europa presso la nostra struttura. Ricordiamo anche che l'Università di Camerino ha un piano di investimenti sull'edilizia di circa 100 milioni per i prossimi anni, che è un elemento importante. Una domanda raccolta presso il popolo, professore. Quest'anno chi si è iscritto all'Università di Camerino ha beneficiato di una riduzione quota zero di tasse. Per il futuro come siamo orientati? Allora, l'orientamento intanto per il 2018-2019 diamo questa garanzia. Per il 2019-2020 io credo che inizieremo a reintrodurre parzialmente le tasse, proprio perché chiaramente l'effetto non può essere brusco, ma anche sulle famiglie che hanno fatto una scelta, che hanno deciso di vivere, perché la questione tasse non è una questione, vorrei far comprendere che non ne sta beneficiando l'Ateneo, ne sta beneficiando una comunità che è ferita, ne sta beneficiando uno studente che vive condizioni disagiate e quindi non avendo la possibilità di avere tutti quei servizi che in genere offriamo e che comunque a livello didattico continuiamo ad offrire, ci sembra più che opportuno, diciamo, dare almeno questa possibilità agli studenti meritevoli, agli studenti che fanno esami, agli studenti che sostengono esami presso Unicam, di un esonero totale delle tasse. Con un rientro poi progressivo, grazie, mi sembrava un'informazione importante da fare circolare. E allora, grazie. Grazie professore, il microfono può andare a Federico Maccari, sì? Decisamente l'Università di Camerino va incoraggiata, non ne ha molto bisogno, devo dire la verità, perché ha delle forze straordinarie, però devo dire che anche professionalmente
ogni pochissimi giorni c'è uno spunto di servizio su qualche spin-off, su qualche ricercatore di Unicam che inventa qualche cosa. L'ultima che io ricordo era quella, il ricercatore che ha proposto, inventato la mano parlante per fare parlare chi non ha voce, che è una cosa veramente straordinaria. Federico Maccari non ha bisogno di presentazioni perché l'ha lanciato egregiamente il rettore dell'Università di Camerino con cui collaborate. Diciamo subito che è una realtà imprenditoriale che non ha subito danni forti diretti, ma è una realtà imprenditoriale che ha investito sul territorio, sulla comunità. Cerchiamo di far ritornare questo concetto di comunità che si ricostruisce non soltanto tenendo aperta un'azienda in un luogo che era sostanzialmente deserto, ma anche investendo e aumentando naturalmente gli organici, è vero Federico? Sì, innanzitutto buonasera a tutti, ringrazio Regione Marche e il Presidente Luca Ceriscioli per avermi ospitato e invitato. Sì, la nostra azienda innanzitutto è stata fondata dai miei genitori, io sono la seconda generazione. I miei genitori nati e cresciuti nel territorio di Camerino che hanno deciso di riprendere un po' le tradizioni del territorio e quindi di realizzare un prodotto artigianale di pasta, che poi per come lo vivo oggi, per come lo conosco. Intanto girano le immagini del luogo e anche poi della ditta. Sì, queste sono le immagini della costruzione del nuovo stabilimento. Per come lo conosco, questo prodotto credo sia il frutto del vivere del nostro territorio, quindi dell'insieme, come diceva il rettore Pettinari, degli elementi che lo compongono, quindi genuinità, qualità. La nostra azienda fortunatamente dopo questa scossa non ha subito danni diretti, appunto, come dicevamo, ma indiretti ce ne sono stati diversi. Innanzitutto noi, diciamo, 2 anni fa avevamo circa 47 dipendenti, scusate, e di questi quasi 30 dipendenti sono rimasti senza alloggio. Immaginate uno stabilimento che ha un ritmo di produzione continuativo, quindi su 2 turni di lavoro, che deve organizzare il proprio lavoro per cercare di soddisfare le esigenze del mercato. Non poter più contare sulla vicinanza dei propri dipendenti, che poi sono attori del nostro stabilimento, ovvero sono dei soggetti che lavorano manualmente, che quindi realizzano il prodotto in maniera molto artigianale, di cui noi abbiamo quindi alto bisogno. Vederli allontanati, quindi vederli spostati in un primo momento lungo la costa, chiaramente ci ha ben preoccupati e abbiamo dovuto riorganizzare sotto questo punto di vista un po' tutta la logistica, nel senso che abbiamo dovuto cercare di riavvicinare queste persone, spesso addirittura arrivando a finanziare alloggi temporanei per cercare di averli più vicini, proprio perché dopo le 8 ore di lavoro dover tornare lungo la costa significa spesso anche fare dei sacrifici importanti oppure prendere dei rischi importanti durante il tragitto. Ci siete riusciti? E ci siamo riusciti. Ma dopo questo la scelta più importante è stata quella di realizzare subito dopo l'evento sismico di 2 anni fa un nuovo stabilimento. La nostra azienda, come dicevamo, era composta da 47 dipendenti con uno stabilimento di 5.000 metri quadrati circa, coperti, e a un anno, anzi meno di un anno dall'evento sismico, a già 10 mesi, siamo stati capaci di realizzare un nuovo stabilimento adiacente a quello esistente per una superficie completa di 10.000 metri quadrati, su cui abbiamo installato 2 nuove linee di produzione che ci ha permesso di assumere oggi a tempo indeterminato 21 persone. Immaginate per un territorio come la città di Camerino, dopo l'evento sismico che, come diceva il Presidente, ha visto perdere tanti posti di lavoro, tante famiglie che si sono all'inizio allontanate, piuttosto che tante attività economiche che prima c'erano, immaginate barista, il farmacista, tutte le attività del centro storico le abbiamo perse. Quindi con queste tanti hanno perso la casa ma hanno anche perso il lavoro. E devo dire che il lavoro oggi su quel territorio è un elemento critico. Come diciamo prima, l'università volano del nostro territorio per il numero di dipendenti e per la capacità anche di poter progettare, crescere e attirare comunque investimenti piuttosto che studenti. È fondamentale avere anche altre attività all'atre dell'università per cercare di accogliere tutte queste persone che oggi non hanno più lavoro. La nostra azienda ci è riuscita con appunto questo nuovo stabilimento che
ha permesso di realizzare appunto l'assunzione di 21 persone. È stato un investimento totalmente privato o siete stati in qualche modo aiutati? È stato un investimento privato perché chiaramente prima che comunque si sbloccassero dei fondi dall'Unione Europea, che poi quindi la Regione Marco ha messo a disposizione, ci vuole del tempo e quindi la progettualità del bando stesso richiede dei tempi, per cui noi invece per la celerità con cui abbiamo messo in campo questo investimento è stato completamente privato, un investimento di 4 milioni di euro, quindi anche pesante per la nostra azienda. Però come famiglia volevamo appunto dare un segnale, un simbolo di speranza a questo territorio fortemente ferito. E oggi poter vedere su queste 21 persone assunte a tempo indeterminato la soddisfazione e anche la condizione di una sicurezza economica, quindi la possibilità di avere la garanzia che nel tempo riescono ad avere un salario duraturo, perché dietro c'è un'azienda sana, un'azienda stabile, un'azienda che investe, permette anche di dare una sicurezza psicologica per poter investire sul loro futuro. Io non dimenticherò mai il giorno dopo il sisma del 30 ottobre, quando era domenica, noi il lunedì abbiamo iniziato tutti quanti il lavoro tutti assieme, quindi ringrazio per questo anche i nostri dipendenti che non hanno avuto paura di rientrare sullo stabilimento, perché chiaramente la paura anche era tanta, anche se lo stabilimento è certificato antisismico, non ha avuto danni, eccetera. Ricordo ancora lo sguardo di un ragazzo della mia età che è un pastaio della nostra azienda, che aveva perso la casa, ma aveva ancora nei suoi occhi, si vedeva, si percepiva la speranza, perché sapeva che vicino a lui c'era una famiglia, che era la sua azienda, che continuava a dare lavoro, che continuava a dare un salario, che gli dava le prospettive per un futuro e quindi per la ricrescita. Ed è stato un momento bellissimo, perché mi sono quasi sentito padre di quel ragazzo coetaneo e responsabile di quel ragazzo che avevo lì a fianco, che poi è stato anche un ragazzo con cui ho fatto insieme le superiori, perciò coetanei in tutto e per tutto. E questo è stata una grande soddisfazione per la nostra azienda. Una domanda, Federico, voi naturalmente come famiglia siete un'impresa di successo e avete avuto questa possibilità di creare ulteriore lavoro. Non nelle vostre condizioni sono altri tanti imprenditori. Ora qui hai mezza giunta regionale, parlamentari, qual è la domanda che oggi l'imprenditore anche con meno successo, ma che ha voglia di lavorare a Camerino, fa a 2 anni dal sisma e con la prospettiva davanti? Allora, io la domanda che farei è di porre, visto che abbiamo una rappresentanza politica comunque vasta, l'attenzione sulla forza dell'attività lavorativa privata per l'individuo. L'uomo nel lavoro si realizza e si perfeziona se stesso, nel senso, nel lavoro noi spendiamo maggior parte della nostra vita probabilmente, o comunque spendiamo talmente delle nostre energie che a volte togliamo anche la nostra famiglia, per cui chi dedica il suo lavoro ad un lavoro che poi non è alienato, magari nel caso nostro per fortuna non succede, perché comunque è un'azienda artigianale, quindi l'intervento delle mani dell'uomo sono fondamentali per la realizzazione del prodotto, e in quel caso noi vediamo che le persone si perfezionano e crescono all'interno della nostra azienda, crescono a livello psicologico oltre che nella propria professionalità, ma anche nella propria sicurezza nel fare le cose, nel progettare le cose, quindi matura, quindi poter offrire a Camerino l'opportunità per un soggetto privato che decide di rimanere legato al proprio territorio perché è nato e cresciuto in quel territorio, di quindi iniziare un'attività economica privata, credo sia fondamentale. Come anche in altre occasioni mi sono permesso di consigliare, credo che poter dare degli sgravi fiscali ai soggetti privati di piccola dimensione, non parlo delle aziende esistenti, ma di quelle che possono nascere e che vogliono nascere sul nostro territorio per cercare di ricrescere e rinascere, sia fondamentale. Grazie, grazie Federico. Allora, da un giovane passiamo a un giovanissimo. Allora, siccome questo parterre è abbastanza conosciuto alla platea, forse Vincenzo ne spiega, la gente chiede, soprattutto chi gira per il Meet di Rimini, chi è Vincenzo. Allora, io Vincenzo lo metto insieme ad altri nomi
che non so se ti ricordi tutti a memoria, ma penso di sì, che sono Emanuele, Andrea, Diego, Natalia, Maria, Maristella, Cristian, Davide, Alessandro, Grazia, e magari ce ne sono altri che magari aggiungi tu se li ho tralasciati. Sì, allora, Vincenzo è stato... Che cosa fai tu? Sei studente? Studio, sì. Sei studente, fisica. Sì. Ci racconti la tua storia partendo da un dato. Tu sei qui perché rappresenti questo portale, questa realtà, questa associazione che si chiama Chiedi alla Polvere, naturalmente anche in inglese Ask the Dust. E allora intanto cerca di presentarti, fai capire alla gente che ti ascolta cosa vuole esprimere questa iniziativa, che è molto molto interessante. Sì, allora, Chiedi alla Polvere è il nome di un'associazione e di una pagina Facebook. In realtà è più il nome di un gruppo di amici, perché i nomi che ho appena detto sono i nomi dei miei amici d'infanzia, persone che conosco da una vita e non ho conosciuto dopo il terremoto. Eravamo un gruppo di amici che si è ritrovato all'improvviso il 24 agosto dentro una tenda, nella tenda Polidarquata del Tronto. Abbiamo vissuto insieme letto vicino letto 2 settimane, quasi anche di più, e non sappiamo che fare perché vivevamo nelle tende. Tu studi a Vincenzo dove? A Perugia. A fisica. Perugia. Sì. Quindi però durante il momento del terremoto ti trovavi ad Arquadia. Sì, certo. Esatto. E, dicevo che eravamo nella tenda e non sapevamo che fare perché comunque c'era grande mobilitazione, i paesi erano distrutti, ci sentivamo abbastanza inutili anche perché tutti si davano da fare, ma noi all'epoca, 2 anni fa, eravamo un range di età tra i 17 e i 22 anni più o meno, e quindi abbiamo detto cosa possiamo fare, e l'idea ci è arrivata da una volontaria dell'Ares, se non sbaglio, che ci ha proposto di aprire una pagina Facebook. A noi è sembrata un'idea facile perché, essendo ragazzi, Facebook comunque è un mezzo facilissimo da usare e che ci piace anche, e anche efficace, si è rivelata molto efficace perché comunque usato bene è un mezzo molto potente, e così anche abbastanza entusiasta abbiamo deciso di immergerci in questo progetto, che inizialmente abbiamo anche sottovalutato perché in pochi giorni siamo arrivati a qualche migliaio di persone che ci seguivano, centinaia di messaggi, giornalisti, e così è andato avanti quasi senza che ce ne accorgiamo, insomma. Inizialmente, insomma, tanta curiosità. Sì, tanta curiosità e tanto interesse. E un primo avviso che ci hanno fatto è stato proprio quello di stare attenti alle telecamere. Ci dicevano che piano piano le telecamere sarebbero diventate sempre di meno e che il nostro scopo era proprio quello di tenere alta l'attenzione. Noi infatti, come pagina Facebook, principalmente facevamo molto di più informazione, trasmettevamo all'esterno quello che magari non poteva arrivare o almeno arrivava in maniera filtrata, e in questo modo cercavamo di tenere accesi i riflettori. Questa è una formula che usavamo praticamente sempre quando ce lo chiedevano, e in questo modo siamo andati avanti. Poi abbiamo conosciuto anche altre persone, abbiamo conosciuto ad esempio tante persone di ActionAid che ci hanno aiutato parecchio, ci hanno anche consigliato appunto di creare l'associazione, perché prima eravamo solo una pagina Facebook, poi grazie al loro aiuto abbiamo deciso di fare questa associazione. Quindi adesso magari possiamo anche fare e facciamo eventi e altre cose del genere. E le persone che abbiamo conosciuto sono state tante, gli aiuti che abbiamo ricevuto sono stati tanti, ad esempio, non so, faccio dei nomi, Elena Pascolini è la volontaria che ci ha aiutato a fare l'associazione e la pagina Facebook. Antonio Filippini è colui, il funzionario della regione che è qui presente e che mi ha portato quest'oggi qui a Rimini e che è stato tutto il primo tempo del terremoto, ma anche tuttora, a girare lungo il cratere. E, ecco, inizialmente... Quindi, il vostro obiettivo, il tuo obiettivo e dei tuoi amici era quello di tenere alta l'attenzione sul terremoto quando i riflettori si fossero spenti. Naturalmente sì. Questo secondo te è successo intanto? Cioè, si sono spenti i riflettori sul terremoto? Allora, è successo in parte, ma credo sia abbastanza normale, nel senso, nel giornalismo mi hanno detto funziona così, insomma. C'è una notizia che scavalca l'altra con il passare del tempo, ma è normale. Ad esempio il crollo del ponte di Genova credo sia anche giusto,
che si parli adesso di quello piuttosto che del terremoto che c'è stato 2 anni fa magari. E comunque sì, abbiamo riscontrato utilità soprattutto perché tuttora dopo 2 anni ci sono persone che ci scrivono. Non sappiamo se sarebbe successo lo stesso, però comunque sia questo ci fa sperare ancora che si possa continuare a parlare di terremoto, di quello che magari dimostrare all'esterno quello che magari le persone non vedono più, proprio appunto perché l'attenzione mediatica è scesa. E, ecco, all'inizio come dicevo era più, non dico un gioco, però era tutto abbastanza sereno, lo facevamo anche senza troppe pretese. E dopodiché c'è stato il 30 ottobre, la scossa che ha portato una diaspora della comunità arquatana e ci siamo ritrovati tutti sparsi, non dico per il centro Italia, ma quasi. Io ero a San Benedetto, la maggior parte dei miei amici invece erano a Ascoli, altri invece erano ad esempio un mio amico a Roma addirittura. E già adesso la situazione, in questo modo la situazione era anche abbastanza complicata. Dopo, ulteriormente, ci siamo ritrovati ad essere, ad esempio io all'università, quindi adesso io sono a Perugia, una mia amica è a Bologna, una a Torino, altri sono a Ascoli. Adesso la situazione è ancora più complicata, siamo tutti lontani e organizzarsi non è mai facile. E quindi attualmente il nostro scopo non è più tanto quello dell'informazione, perché comunque non abbiamo modo di organizzarci al meglio. Lo facciamo, ma non lo facciamo come prima, anche perché essendo magari persone a 200 km di distanza arcuata, non siamo in grado e neanche pretendiamo di comprare un'informazione locale. Insomma, le notizie che arrivano a noi magari sono poco più precise di quelle che arrivano alle persone che sono a 30 km. E quindi adesso facciamo più un'opera locale quando ci siamo e cerchiamo di organizzare più eventi, cerchiamo di ritessere un po' la comunità, perché un problema grande del terremoto è proprio quello del tessuto sociale. In pratica dopo il terremoto c'è stata una riorganizzazione materiale ma anche e soprattutto psicologico-sociale della comunità. Persone che vivevano in una frazione si sono spostate in un'altra, persone che avevano una casa non ce l'hanno più e adesso appunto c'è un po', si è incrinato la colonna vertebrale della comunità e noi proviamo, non sappiamo se con successo ma vedremo in futuro, a ritessere questo tessuto sociale. E, ci sono tanti altri problemi complicati che magari non sto qui a dirli tutti, ma ce n'è uno in particolare di problema del terremoto, credo, che magari tanti pensano che il problema sia soprattutto, usando un termine magari, sia soprattutto sovrastrutturale, ma purtroppo penso che non sia proprio così, perché sì, le persone sono state ferite magari spiritualmente, magari si vedono al TG persone che piangono perché non abitano più dove abitavano prima, però c'è un problema forse più nascosto e ugualmente importante, che è quello strutturale economico, perché le persone che vorrebbero restare arcuata magari non hanno un lavoro, quindi ecco, mi sento di biasimare qualcuno ci scappa dalla zona terremotata per trovare un lavoro da un altro posto, per spostare la propria famiglia, ma comunque ecco, non capisco come si possa restare, si possa ritessere questa comunità senza un lavoro, senza la disponibilità economica. Ecco, bisogna comunque scindere queste due componenti, la parte economica e la parte, potremmo dire, più psicologica, spirituale, come vogliamo, insomma. Ci vuole questo applauso. Ti chiedo, Vincenzo, perché io immagino che in questo ambiente non tutti siano stati ad Arquata del Tronto. Intanto Vincenzo sarà questa notte, naturalmente farà parte della fiaccolata che partirà per raggiungere il Parco della Memoria. La domanda che ti faccio è questa: in questi 2 anni c'è stato un grande dibattito, con anche posizioni accese, contrastanti, sulla possibilità che il paese di Arquata, il paese di Pescara, del Tronto, potessero rinascere. Ricostruire lì dove è crollato non era possibile, ormai è un deserto di macerie anche spostate, e
sono state per dare modo di tornare agli abitanti, ai pochi abitanti di Arquata e di Pescara, è stato costruito un villaggio di sae, di casette. Ecco, tu abitavi naturalmente in una di quelle case, e come vedi il futuro di questo paese? C'è questa, come dire, questa ansia di riuscire a ricostruire questo tessuto di cui tu parli, oppure c'è questa consapevolezza che occorre comunque ricominciare, voltare pagina e ricominciare una nuova vita? E allora, la domanda non è facile perché... Lo so. Proprio ieri, ad esempio, c'era una persona che abbiamo incontrato, abbiamo organizzato un piccolo evento in una frazione di Arquata. Se puoi alzare un po' la voce perché purtroppo sì. C'è tanta confusione. E dicevo, proprio ieri sera c'era un ragazzo di Genziana Project, che è una pagina Facebook più o meno come la nostra, che narra appunto le vicende del cratere, che ha più o meno risposto alla prima domanda che hai fatto, quella del come e dove ricostruire. E lui diceva, si può ricostruire... Ad esempio, lui ha fatto un esempio che magari non so, qualcuno condividerà, qualcuno no. In Oriente, magari in Cina, in Giappone, si compiono opere magari monumentali, in Arabia soprattutto magari, e si costruiscono case sull'acqua, si fanno veramente opere per noi quasi inimmaginabili. E quindi lui ha detto, non è vero che non si può ricostruire lì, è vero che non possiamo, che non possiamo economicamente, ma non è vero che non si può concretamente farlo. Si potrebbe, ma non si vuole in un certo senso. Non si vuole perché c'è la paura, perché è rischioso, perché non si vuole spendere troppo, giustamente magari, per compiere queste opere immense, perché ricostruire un intero paese lungo una montagna franabile sarebbe possibile con un'opera veramente immensa. E quindi ecco, secondo me non c'è neanche bisogno, forse, secondo il mio parere, poi sicuramente qualcun altro del mio paese la penserà diversamente. Interessa il tuo parere. Sì, certo, certamente. E ecco, secondo me non c'è neanche bisogno di ricostruire esattamente, precisamente dove era prima, perché alla fine, ok, le nostre radici magari sono in un determinato luogo, sono in una precisa discesa di un certo paese, ma finché ci sono gli abitanti, le radici possiamo rifarcere altrove, secondo me. E per il futuro, allora, queste casette sono state, a mio avviso, non sono state un'opera fatta male, nel senso che alla fine ci è voluto tanto, magari più del previsto, la situazione era complicata. E, il risultato, ecco, è apprezzabile. Il risultato è apprezzabile. Certamente magari c'è chi va meglio, chi va peggio, chi ha la caldaia rotta, chi no. Però in linea di massima, per la situazione che era, è andata abbastanza bene. C'è chi sta messo peggio, se vogliamo dire malcomune mezzo gaudio, insomma. E, ecco, per il futuro... a dire la verità, la popolazione è un po', qualcuno è più rassegnato, qualcuno meno. Ad esempio, il mio pensiero va soprattutto alle persone più anziane, che hanno visto, persone che sono 60 anni, 70, che abitano in quei posti e che hanno visto la loro vita in una notte praticamente andare buttata, scomparire tutto. Sì, persone magari come me, che invece studiano, magari hanno un futuro davanti e pensano a quello. E quindi per il futuro la pensano tutti diversamente. Certo, l'idea comune è che non potrà mai essere come prima, questo è poco ma sicuro. C'è chi magari più, ci sono i più pessimisti, che pensano proprio che la ricostruzione ci vorranno 15, 20 anni, 30 se tutto va bene, che vedono ad esempio magari l'Aquila, prendono come esempio l'Aquila, che dopo 9 anni ci sono posti che stanno praticamente come prima. E questo soprattutto è quello che scoraggia, è il non vedere la luce in fondo al tunnel, insomma, non c'è più speranza per alcune persone. E sicuramente ci sono delle vie di fuga, ci sono delle cose che si possono fare, però bisogna trovare la volontà di farle. Bisogna, a mio avviso, canalizzare tutti gli sforzi verso un obiettivo comune, bisogna abbandonare soprattutto, questo è un grande problema
dei paesi come il mio, ad esempio, i campanilismi che sono quasi ridicoli, perché veramente il nostro è un paese di attualmente addirittura 400-500 abitanti, 600 se vogliamo proprio esagerare. E pensare alla propria frazione, che magari fa 100 abitanti e basta, sperare che possa risorgere solo come frazione, a mio avviso non è possibile. Ad esempio c'è qualcuno che non ha torto, ha pensato che a posteriori, perché comunque è un'idea che non poteva venire in mente subito, a posteriori ha pensato che si sarebbe potuto ricostruire Arquata come un paese unico, nel senso far scomparire le frazioni. È un'idea anche a mio avviso sbagliata, però è un'idea che metaforicamente rende, nel senso bisogna più amalgamare la società, non bisogna abbandonare l'idea frazionaria. Grazie Vincenzo. Grazie. No, avevi qualcosa da aggiungere? No, va bene così. Grazie, e soprattutto mi ha colpito l'idea dell'orizzonte. Cioè, un conto è pensare ad Arquata e a Pescara con un orizzonte, degli anziani soprattutto, che pensano al loro immediato futuro, fine vita nel paese, un conto è chi ha orizzonti più ampi, Perugia e poi il lavoro fuori, eccetera. Mentre parlavi vedevo Giovanni Allevi che scalpitava, perché lui dalla Cina e dal Giappone ha un'esperienza, però non ti faccio parlare subito Giovanni. Prima abbiamo un minimo di scaletta prima di arrivare, ma ci ritorneremo subito, non ce ne siamo dimenticati. Perché prima vorrei concludere l'intervento della tua associazione con una poesia che avete scritto, elaborato, e Giulia, io aspetto Giulia che deve arrivare per leggere questo testo, questo piccolo testo, ecco, è una sorpresa Vincenzo, lo sapevi, no? Va bene, non fa niente. Ecco, vuoi venire qui? Vieni pure qui, dai. Sì, ti siedi, aspetta allora un attimo che mi sposto, se no non ti vedono. Ecco qua, anche sui fogli. Allora, è una poesia che avete, ecco, spiega prima, inquadra bene la situazione. L'avete scritta come, dove, perché? Io non l'ho scritta. Vabbè, l'avete, è stata... L'hai scritta, vuoi parlarne tu? Allora, se ho capito di cosa stiamo parlando, è uno scritto, non è proprio una poesia, ma è uno scritto che ho fatto io appena dopo il terremoto, non proprio appena dopo il terremoto, il periodo dopo il 30 ottobre quando ero in hotel. E che mi era stato chiesto, diciamo, se vogliamo dirlo, da Umberto Pierzanti, perché voleva proporci un certo progetto, e aveva detto ok, magari vediamo come scrivi, vediamo cosa possiamo fare, inviami qualcosa di tuo. Umberto Pierzanti è un noto poeta marchigiano e anche un critico letterario, e allora andiamo in questa lettura. Guarda, io direi rivolgiti, ecco sì, forse è meglio... Ecco, in piedi. Ecco, in piedi, al pubblico. Strana cosa il terremoto. Il cuore della terra, palpitando, ci induce a pensare che la terra sia senza cuore. Batte forte e feroce questo cuore di pietra. Entra in risonanza con il nostro, più fragile e delicato, di carne viva e lacera, costringendolo a scelte impertinenti. Cadere o reggersi in piedi, restare a terra o rialzarsi. Cieco e sordo, miete bambini e anziani, ricchi e poveri, uomini e donne, lasciandoci interdetti, smarriti in questo eterno ciclo di creazione e distruzione. Con chi prendersela? Non importa. Chi odiava odia ancora, chi amava forse, ora è stanco. Eccoli, guarda, eccoli lì i terremotati. Stanno bene, hanno la pelle liscia, unta dello Spirito Santo. Qualcuno gli dica di attendere ancora. Nessuno gli dica che non sono attesi. Non sono attesi dai figli al ritorno dal lavoro, dalle madri al ritorno da scuola, dai padri al ritorno dalla partita. Ad attenderli sono il dolore sordo della solitudine, dell'impotenza di fronte all'insensatezza di una realtà che gli sfugge di mano. Ma posso io scrivere di questo? Scrivere di persone che hanno perso tutto, essendo io miracolato dello sguardo dello spettatore.
Meglio non farsi più domande. Meglio non rischiare di cadere nel baratro del nichilismo. Meglio fare. Fare e basta, perché solo facendo si può sbagliare. Perché a volte il pensiero nutre i mostri che ci divorano dal di dentro. Noi siamo qui e ci siamo per gli altri. E questo è quello che conta. Grazie, grazie Giulia, grazie a voi. Grazie. Questo te lo lascio, Giovanni. Volevi aggiungere qualcosa in conclusione, Vincenzo? A posto. No, ma se parli si sente. C'è il service audio, forse va bene. Prendi quello, forse. Posto. Allora vuol dire che ha deciso la regia che devi finire qui. E poi mi pare che altro, tanto altro non avevi da aggiungere. E allora grazie tante per questa testimonianza che ovviamente ci induce a sperare che quei luoghi, quelle comunità possano avere una pronta ripresa. E siamo arrivati a Giovanni Allevi. Allora noi abbiamo, salutiamolo naturalmente. Grazie davvero. Che ha messo a frutto la sua, una delle sue doti più belle, che è quella dell'ascolto in questo momento. Però è utile anche perché dopo quando parli alla fine sei avvantaggiato, nel senso che metti dentro una tale mole di input, di stimoli, che poi alla fine ti danno un po' anche il quadro della situazione. Giovanni, prima lanciamo un video. Allora, l'ultima, un video, un contributo che è di grande interesse. Perché? Perché dicevamo in apertura che Giovanni Allevi nel giorno della grande scossa di terremoto si trovava ad Ascoli, in piena zona, colpita dal sisma. E quello che emozionalmente è venuto fuori da questa esperienza, che per tutti è stata veramente terribile, chi più ha esperienza, chi meno, chi ha una maggiore capacità di impatto emotivo, e l'ha tradotta in un brano Equilibrium, che poi apre il suo lavoro e che adesso è diventato anche un film. Chi lo ha potuto vedere anche nelle sale cinematografiche, per chi non ha avuto questa opportunità è praticamente un inedito. Allora prego la regia di mandare questo video di Giovanni Allevi. Scusami, il brano si intitola No Words, senza parole. Senza parole, e esatto. Mi riallaccio proprio a questa bellissima poesia che abbiamo appena ascoltato. Comunque, va bene. No, grazie, della precisazione. Allora, un momento emozionantissimo per me. La notte del 24 agosto dello scorso anno, in piena notte, io e la mia famiglia siamo stati colti di sorpresa da un violentissimo terremoto. Poche ore dopo, al mattino, dai mezzi di informazione abbiamo saputo che paesi dove io da ragazzino, da bambino, avevo giocato in quelle strade, non c'erano più. Subito quella mattina ho iniziato a scrivere il brano che stiamo per eseguire per la prima volta, che si chiama No Words, senza parole. Il pianoforte descrive, racconta l'andamento dell'onda sismica e fa da accompagnamento, mentre agli archi è affidato un grido di disperazione, ma è anche un grido di speranza, perché è vero che il terremoto ha fatto crollare dei muri reali, ma ha compiuto anche nella tragedia un piccolo miracolo, ha fatto cadere i muri della diffidenza tra le persone e ci siamo ritrovati nei giorni a seguire stretti in un abbraccio di solidarietà e di amore che ha voluto raccontare anche in queste note. Grazie. Thank you.
domande. Allora, il titolo di questo brano mi intimidisce un po', perché da una parte di parole questo pomeriggio ne sono state spese tante, dall'altra il nostro desiderio è anche sapere a parole quello che hai espresso in questo brano, raccontando, se desideri, anche il momento in cui il 24, due anni fa, hai avvertito questa scossa e che cosa ti si è mosso dentro. Certo. Allora, intanto, però, prima di rispondere, davvero voglio ringraziare il meeting di Rimini per aver dato voce a noi terremotati. Io lo dico con tutta umiltà e anche una piccola dose di orgoglio, perché comunque io c'ero, ecco. E ringrazio il presidente per averci fatto capire che il problema della ricostruzione è legato anche a dei banali problemi burocratici che sicuramente possono essere risolti. Quindi questo mi dà speranza, che bello. Poi volevo ringraziare lui, mi sto commuovendo, è stato grandissimo. Facciamo un altro applauso anche per queste parole. Vincenzo, giusto? Il rettore dell'Università di Camerino per averci ricordato che la nostra identità è legata al luogo dove siamo cresciuti. Questo è molto importante. E poi anche il giovane imprenditore, oh, che boccata di speranza e che meraviglia sentir dire proprio dalle sue parole che c'è la possibilità di una ricostruzione, che c'è la possibilità di dare del lavoro a delle persone, quindi dare una speranza concreta. E che bello essere qua, che bello essere qua con loro, che bello. Detto questo, sì, io mi trovavo ad Ascoli Piceno, a pochi chilometri dall'epicentro. Il mio pensiero è stato già anche anticipato dalla poesia letta, perché noi siamo abituati a pensare alla natura come una realtà che ci regala qualcosa, e invece la natura ha mostrato il suo lato crudele, perché ci ha tolto, ha fatto crollare dei muri, ha portato via con sé delle vite, ha distrutto dei paesi interi, e ho voluto raccontare queste mie emozioni attraverso il brano No Words, non solo per una mia esigenza artistica, ma anche per fare anche la mia parte, come ha fatto lui, ossia cercare di mantenere sempre viva l'attenzione sul terremoto. Questo è un brano che io ho portato in tournée fino a Tokyo, l'abbiamo suonato due volte a Tokyo, e quindi la mia speranza è che le persone che non hanno mai vissuto questo dramma possano perlomeno condividere un'emozione, la tragicità di un'emozione, e quindi sentirsi vicine ai terremotati, che secondo me sono i grandi protagonisti di questo incontro, magari non possono essere qui. Volevo raccontarvi anche un altro piccolo aneddoto. Qualche mese dopo io ho chiesto al vescovo Don Giovanni d'Ercole cosa potessi fare per i terremotati. Mi sarei aspettato, che ne so, organizza dei concerti di beneficenza, così. Invece mi ha detto una cosa semplicissima. Mi ha detto: io la notte di Natale vado a celebrare la messa a San Benedetto del Tronto in una struttura per i terremoti. Vieni alla messa, vieni con noi, vieni ad animare la messa. Che pensiero fantastico. E io sono andato e ho fatto una scoperta. Conclusa la messa sono rimasto con loro, con queste persone che sono venute a me a farmi il coraggio, ma io dicevo ma stiamo scherzando? Cioè, allora, delle persone che hanno perso tutto, hanno perso dei familiari, hanno perso il lavoro e avevano però un bagliore negli occhi, avevano una forza interiore straordinaria, ecco, che mi ha veramente sconvolto. Probabilmente vivere in prima persona una tragedia così grande ti fa riscoprire dentro una forza
che mi è stata restituita, io voglio restituire a voi, con un piccolo orgoglio posso dire, comunque noi marchigiani siamo fortissimi. Grazie. Non ce la faccio più. No, ma ti aiuto io. Io ti voglio fare una domanda che mi tengo un po' da qualche tempo, sì, dentro, non ho mai avuto l'occasione per fartela. Allora, tu sei laureato in filosofia, mi sbaglio? Sì, ecco. Sì. Allora, tu nel The Words hai espresso in musica quello che hai sentito. In sì, che modo? Tu hai anche scritto un libro che si richiama un po' al pensiero filosofico, che L'equilibrio della lucertola. In che modo? Parliamo di dolore, parliamo di condizione umana, di anche precarietà umana. In che modo la filosofia che è dentro di te ti aiuta anche a superare questo momento e ad affrontarlo, ma e può aiutare anche tutti noi? Qui siamo in un ambiente, il meeting, in cui si parla tanto di filosofia. Certo, in quel libro io faccio alla fine l'elogio dello squilibrio, cioè io avevo perso l'equilibrio completamente e nel tentativo di ritrovarlo mi sono accorto che in realtà quella condizione, cioè di aver perso l'equilibrio in tutte le sfere della mia vita, mi portava alla riscoperta dell'importanza dello squilibrio, ma soprattutto, sì, allora, quando tante certezze crollano, ecco, quando le certezze crollano, è quello il momento in cui tu entri in contatto con la vera essenza dell'esistenza umana, il vero nocciolo dell'essere umano. E allora riscopri l'importanza di moltissime cose, riscopri l'importanza di quell'energia che senti dentro di te e soprattutto l'importanza di una solidarietà che ho ritrovato anche in queste parole. Infatti ho chiesto alla ragazza se mi dava il foglietto, perché sono bellissime. Ho gli occhi velati dalle lacrime, faccio difficoltà un attimo a leggere, ma devo ritrovare assolutamente una frase. Aspetta, chi odiava odia ancora, chi ama forse ora è stanco. Allora, io dai miei terremotati, mi permetto di proporre un'immagine alternativa. Dai miei terremotati ho visto un grande amore, in realtà, una grandissima forza, un grande fuoco. L'amore, la forza di chi è passato attraverso la disperazione. Perché quando passi attraverso la disperazione non ti lasci completamente andare, oppure reagisci ed ecco che si accende nel tuo sguardo un bagliore e la tua esperienza diventa importante per gli altri, diventa importante. Per quello io ho ricevuto da loro un grandissimo amore e li ringrazio. Non spegniamo l'attenzione sui terremotati, io continuerò a farlo con quello che so fare, appunto con la musica, ma soprattutto qui ci sono le istituzioni, ricordiamoci che tanto si può fare, come ha detto anche il Presidente, tanti piccoli problemi anche burocratici possono essere superati e grazie per avermi invitato e grazie perché ci sono tutte queste persone che si sono strette attorno a noi ad ascoltare la nostra esperienza. Grazie. Grazie Giovanni, ma non è finita, perché ascoltate quello che dice Giovanni adesso, perché è interessante. Prima Vincenzo parlava della Cina e del Giappone, ora tu sei stato in tutto il mondo, ma sei appena rientrato da una tournée in Cina e in Giappone, e a proposito proprio di terremoto, in Giappone hai fatto un'esperienza abbastanza singolare che non tutti possono conoscere, ce la vuoi spiegare? Aspetta. Allora sì, ho vissuto, era il 2000, un anno e mezzo fa circa, non ricordo esattamente, mi trovavo a Fukuoka, che è una città nel sud del Giappone, ed anche lì ho vissuto l'esperienza del terremoto. Anche lì una scossa fortissima, che nel Giappone in realtà ha provocato danni relativamente lievi. Il giorno dopo io avevo un incontro in una scuola superiore con gli studenti e ho pensato la mattina sicuramente non ci sarà nessuno, e invece la scuola era piena di studenti. Ho chiesto ma com'è possibile?
E mi hanno detto che in Giappone le scuole sono gli edifici più sicuri di tutta la nazione, quindi quando c'è il terremoto tutti se possono restano a scuola. Vedo che qualcuno sorride, però è così. E se una scuola, mi hanno anche detto, non lo so, però se una scuola non ha dei requisiti antisismici, la buttano giù e la ricostruiscono in, no. Si può fare? Non lo so. Si, ha detto che si fa. Ecco, allora i giapponesi sono così perché hanno una mentalità, hanno nel loro DNA il bene comune come primo, cioè al primo posto c'è il bene comune, al primo posto. Ecco, tutto deve essere finalizzato a quello. Quindi prendiamo l'Italia e il Giappone si amano, ecco. Noi amiamo la loro efficienza, loro amano il nostro disordine, ecco. Allora prendiamo, esatto, siamo molto apprezzati per questo. Quindi prendiamo spunto anche dai giapponesi, pensando che la ricostruzione può essere fatta in una maniera eccellente. E l'ultima cosa, mi ricordo che c'era un ricercatore italiano, un vulcanologo che era in Giappone, l'ho incontrato durante un tour, a studiare proprio il fenomeno del terremoto, come viene affrontato in Giappone, e quindi vuol dire che delle menti sono già in azione per risolvere questi problemi. Ecco. Mi ricordo, Giovanni, che prima avevi aggiunto anche un'altra cosa, cioè che quel processo culturale che porta i giapponesi a integrarsi nella cultura del terremoto porta anche i ragazzini, quando c'è una scossa a scuola, a non muoversi di un millimetro. Sì, no, sono tranquillissimi. Hanno imparato a convivere, sì. E a non avere paura anche di questo. No, a non avere paura del terremoto, perché loro sanno che gli edifici sono sicuri, così come i grattacieli, ondeggiano, sono costruiti con dei criteri assolutamente all'avanguardia, per cui possiamo prendere spunto. Certo, è vero, tutti i nostri paesi, il nostro entroterra, che poi rappresenta la nostra bellezza, no? Cioè tutto il mondo è innamorato della bellezza delle nostre architetture antiche, ecco, quelle sono di pietra, sono così, però può capitare anche che, insomma, resistano alle scosse di terremoto le nostre case più antiche e vediamo invece crollare edifici più recenti. Allora facciamoci qualche domanda. Però io ho fiducia nelle istituzioni. Fiducia. Un'ultimissima battuta di stampo filosofico, no? Il terremoto ha scatenato una straordinaria ondata di energia negativa. Come la canalizzeresti in termini proprio filosofici, in energia positiva, certo, di ricostruzione? Ma assolutamente, io posso parlare di un terremoto individuale che può colpire le singole persone, soffro di ansia e di panico e mi accorgo che solo chi vive il buio in prima persona cerca e è assetato di luce, cerca e magari riesce ad esprimerla, una luce. Magari questa dinamica può avvenire a livello collettivo, anche a livello delle istituzioni, a livello così, anche generale. E allora prendiamo spunto da un evento così buio, così catastrofico, per inventare qualcosa di luminoso e far ancora una volta innamorare il mondo di noi. Grazie Giovanni. Io direi che con questa battuta di Giovanni Allevi, non so se il Presidente vuole aggiungere qualche cosa, possiamo, sia una degna corollario, insomma, a questo pomeriggio che è stato di grande interesse. Speriamo che questa esperienza negativa, ma che può e deve diventare positiva, che arriva dall'area del terremoto, soprattutto dalle Marche, oltre che dalle altre regioni, arrivi soprattutto alle persone che qui col terremoto non hanno avuto esperienza e che comunque hanno frequentato questo ambiente, per sapere qualcosa di più, per uscire da questa giornata un poco più ricchi. Grazie a tutti.